Consiglio regionale al calor bianco questa mattina, motivo delle scintille tra maggioranza e opposizioni, l'adozione da parte del presidente commissario Toma del piano operativo straordinario per la sanità 2019-2021. In apertura di seduta Toma ha semplicemente comunicato all'Aula l'adozione del piano, tanto è bastato a far insorgere le opposizioni che hanno contestato al commissario il mancato coinvolgimento dell'Aula nella adozione del documento, la mancanza di un confronto che ha portato 5 Stelle e PD a richiedere un consiglio straordinario monotematico calendarizzato dalla conferenza dei capigruppo per il prossimo 27 settembre. Dai 5 Stelle viene rimproverata a Toma la marcia indietro sulle precedenti posizioni. Prima di diventare commissario, dice Greco, Toma ha sempre sostenuto che l'Aula doveva essere coinvolta dai commissari sul tema della sanità. Sì, questa mattina con un documento a prima firma mia, a firma di tutta l'opposizione, abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio monotematico perché non si può mancare di rispetto all'intera assise, a ogni singolo consigliere regionale, arrivando in aula dicendo che ha approvato sostanzialmente il documento più importante per la sopravvivenza dell'intera regione. Quello non è un POS, non è un piano operativo sanitario, è il documento che finirà di distruggere quello che residua della nostra sanità, che finirà di distruggere ciò che rimane della nostra sanità pubblica, e noi non possiamo assolutamente consentirlo. Ci ha sempre detto che lui nelle vesti di commissario avrebbe cercato il confronto. Alla prima occasione utile si è smentito, ma ormai Toma, diciamo che a me non mi meraviglia più. Toma nelle dichiarazioni dei giorni scorsi ha fatto sapere che il confronto ci sarà, ma sul prossimo POS, quello degli anni 2022-2024, una posizione, quella del commissario, contestata aspramente dal Partito Democratico. A maggior ragione dovrebbe discutere anche questo POS se l'ha preparato qualcun altro. A maggior ragione dovrebbe venire in aula, mi ricorda quello che parlava dal balcone, sostanzialmente l'approccio dittatoriale, ma anche conflittuale con se stesso, e anche questo non mi stupisce. Ha rivendicato il ruolo di commissario perché lui è eletto dal popolo. Allora non si capisce perché noi non siamo eletti dal popolo. Delle due l'una, se lui fa il commissario in quanto presidente di regione democraticamente indicato, anche i consiglieri e il consiglio hanno lo stesso diritto. Ma questo non è un dato di forma, è un dato di sostanza, e per quello che io e noi continuiamo a dire la conferenza dei sindaci, per ascoltare i sindaci del territorio se va bene quel POS, che significa ancora di più vicinanza ai cittadini, i comitati di base, le forze sociali, i sindacati, perché quando si adotta l'atto più importante della sanità regionale, tu non puoi farlo senza avere una reale condivisione del territorio. Quando c'è un problema ci si siede dallo stesso lato del tavolo e si individua insieme una soluzione. Quando ti metti al balcone da solo ti schianti. Il futuro POS, bene, cominciamo a ragionare da ora, perché si pone anche un problema dei due documenti. Fateci capire qual è il disegno. Noi siamo qui per una visione, non siamo per firmare carte, per avallare comportamenti che non ci dicono qual è la strada in prospettiva. La giornata in consiglio, cominciata male, è finita peggio, con le opposizioni che hanno lasciato l'aula in segno di protesta.